Buonasera, sono Roberto Carboni, saluto gli amici della Biblioteca San Giorgio e naturalmente anche gli amici del Festival del Giallo. Sono l'autore, tra gli altri miei romanzi, del Giallo di Villanebbia, della Newton Compton Editori, e la storia di un uomo con un passato travagliato, burrascoso, un ex alcolista, e pur avendo smesso, non ha fatto in tempo a salvare la propria famiglia. Sua moglie, che era una depressa cronica, si è suicidata, sua figlia ha lasciato la famiglia, ha lasciato la casa, quindi lui è malvisto dalla gente del paese, quindi è finito per ritirarsi a Monte Civetta, dove c'è questa villa maledetta non tanto dai fantasmi, ma dal passato umano che l'ha, tra virgolette, inquinata, perché lì c'è stato un efferato omicidio parecchi anni prima. Una donna ha sterminato la propria famiglia sotto gli occhi della nipotina, poi lei si è fatta 10 anni di manicomio criminale. È stata messa fuori perché i medici dicevano che non era più in grado di far male agli altri per tutta la mole di farmaci che aveva assunto, e adesso vive lì appunto con la nipotina che è cresciuta e naturalmente è segnata da tutto quello che è stato il suo passato, dagli eventi che ha vissuto quando era piccola. E Piero Bianchi si troverà così coinvolto in quelle che inizialmente erano le leggende dei fantasmi che naturalmente erano legati alla villa, ma lui stesso si accorgerà subito che c'è qualche cosa che non va, perché si accorge di essere continuamente seguito, e poi dopo anche in casa ci sono molte cose che non funzionano, e c'è tutta una serie di omicidi e di sangue che incomincia a travolgere letteralmente tutte le persone che sono state legate comunque al passato e alla storia della villa, e tutto questo sempre per tenere segreto, per tenere nascosto quel segreto di Villa Nebbia di cui si parla proprio nelle pagine iniziali. Affogato nella nebbia, l'edificio sembrava costruito apposta per intimorire gli esseri umani. Sbucava tra gli alberi dopo la curva del viale d'accesso, con le sue linee severe, il colore grigio, le grondaie strappate e una persiana penzolante. Mi ricordò più un vecchio ospedale semidiroccato che non un'abitazione. Immaginai all'interno sale chirurgiche in rovina e lunghi corridoi dimenticati che odoravano di polvere e morte. Fantasmi, pensai. La perdita di mia moglie era recente, mi sentivo fragile, stordito. Non credo tuttavia che la mia impressione di quel luogo avrebbe potuto essere diversa, in nessuna circostanza. Villanebbia trasmetteva inquietudine. La costruzione era abbarbicata al vertice di un promontorio chiamato Monte Civetta, a strapiombo su un dirupo che pareva il varco dell'oltretomba. La nebbia saliva proprio dal burrone, dando l'impressione di arrampicarsi. Forse per la foschia che divorava i contorni, la villa non pareva rispettare le regole della prospettiva. Non toccavo al codice da oltre 2 mesi, eppure avrei giurato che i muri si stringessero verso il basso come un cuneo conficcato a terra. Quell'effetto bizzarro poteva anche essere causato dal tetto, con i coppi franati in avanti e ricoperto dalle erbacce. Nei bei tempi andati, il mio vecchio aveva avuto una piccola impresa edile. Durante le vacanze estive gli davo una mano per racimolare qualche soldo. Di tetti malmessi ne avevo visti, ma mai come quello ridotto a un giardino incolto. Erba e muschio ricoprivano le tegole, vi crescevano in mezzo, divaricandole. Era come se la villa cercasse di liberarsi dai propri veleni. Spensi il motore e la radio, troncando la parola a un veggente e alle sue previsioni astrologiche per l'anno venturo. Quasi il 1979, pensai disorientato. Ero stato inconsapevole per gran parte della mia esistenza e di certo non mi ero mai preoccupato del tempo che passava, e adesso che stavo per compiere 50 anni, capivo che ogni giorno andava benedetto. Purtroppo però nella pratica ero ancora un disastro. Infatti mi trovavo lì, sperando in quel posto di lavoro che nessun altro avrebbe accettato. Così mi decisi a scendere dal furgone, talmente rosso che neppure la nebbia riusciva a inghiottirlo. Intorno a me era tutto mortalmente immobile, silenzio assoluto, fetore di legno marcio. Provai un'immediata repulsione verso quel luogo. Non sarei rimasto un secondo di più, ma se c'è una cosa bella nel non avere scelta, è proprio il fatto di non poter scegliere. Il Giallo di Villanebbia, Newton Compton Editori. Grazie.